L'immane dimensione del passo in avanti compiuto in questi 75 anni la ricaviamo, Presidente Gianzanti, dal video che abbiamo appena ammirato e che ci introduce in un altro mondo. Un mondo che le riforme e le politiche della Repubblica e quelle dell'Unione Europea hanno sollecitato e che le imprese agricole hanno plasmato e realizzato. Dobbiamo esserne orgogliosi. Per il livello di qualità e di produzione di ricchezza raggiunti, per la profonda rivoluzione sociale che anche nelle campagne ha reso effettivi i principi di eguaglianza sanciti nei primi articoli della nostra Costituzione. 2024, lo ricordava poc'anzi il Presidente Gianzanti, sarà caratterizzato da un grande esercizio di democrazia. Il popolo europeo sarà chiamato a eleggere il Parlamento d'Europa, massimo organismo rappresentativo della volontà dei cittadini del continente. Occorreranno lucidità di giudizio e consapevole lungimiranza per essere all'altezza delle sfide che ci riguardano. Le strutture dell'Unione hanno bisogno di essere rafforzate in numerosi ambiti, dalla difesa all'agricoltura, così come occorre non ignorare gli altri fori internazionali, dalle Nazioni Unite al G7, che l'Italia presiederà nell'anno che sta per aprirsi e dove si pongono questioni di grande rilievo.